I RUSP sono entrati in azione questa mattina. È iniziata la demolizione del Palazzo delle Nazioni, il padiglione della fiera, chiuso da anni e sulle cui ceneri sorgerà il Centro Congressi di Padova. Un'opera pubblica da 20 milioni di euro che la città attende da anni. Padova oggi entra nella storia ed entra soprattutto nel futuro, perché alle mie spalle sorgerà tra circa una ventina di mesi il più grande centro congressi del nord-est. Un palacongressi da 3.600 posti che porterà in città la convegnistica e la congressistica di livello mondiale, quindi porterà un indotto sconosciuto alla città e senz'altro positivo. Il progetto del centro congressi, che manterrà la parte anteriore, è stato affidato all'archistar giapponese Kengo Kuma. Prevede una grande sala da 1620 posti, un foyer di 408 metri quadri, una sala auditorium e una serie di salette multifunzionali circondate da un ristorante, un bar e un bistrò. I lavori, che dovrebbero concludersi in meno di 2 anni, sono stati affidati ad una squadra di imprese del territorio, tra le quali figura anche la Vitadello S.p.A., la ditta di Limina, il cui titolare Sergio Vitadello è finito nello scandalo Tangenti-Anas.